Via. Ok, allora, buongiorno, buonasera a tutti. Siamo Sera. arrivati, diciamo, alla seconda puntata, per cui corso avanzato. Facciamo un rapido riassunto Oh, della porca volta base, scorsa. no, base, questo base. Ah, questo è il base perché è martedì. Scusatemi, E mercoledì oggi. scusatemi. Sì, è vero, avete ragione, perché mentalmente io ho prima il base, poi l'avanzato, oggi il secondo giorno, va bene. Ok, questo è il base. Ok, quindi allora, cominciamo a fare, avevamo visto la volta scorsa a cosa serve una parte, gli schizzi. Ripetiamo insieme più velocemente. Quindi, quando si fa SolidWorks, quando si apre SolidWorks, abbiamo a disposizione la parte, l'assieme e il disegno. La volta scorsa noi avevamo fatto, disegniamo, il concetto è questo, una nuova parte, quindi faccio apri. Le parti è importante capire che sono costituite da una serie di schizzi e funzioni. E lo schizzo lo appoggiate o sulla faccia di un solido preesistente oppure su un piano. Quindi, allora, cominciamo adesso a fare una cosa di questo tipo. Io adesso comincio, rapidamente vado, poi mi fermate eventualmente, comunque mi Quindi noi non bloccate. ripetiamo, guardiamo lei e basta, giusto? Ok, sì, in questo momento Ok. voi guardate, seguitemi, e poi io magari a metà lezione oppure a fine lezione mi date la vostra email o vi mando un esercizio da fare durante la settimana in modo che dopo la prossima volta ci confrontiamo. Quindi adesso guardate solamente e seguitemi ed eventualmente mi fermate per fare qualche domanda se avete bisogno. Quindi, cos'è che Vabbè. avevamo detto la volta scorsa? Quindi su questa faccia. E io faccio, è importante il concetto, perché se voi capite il linguaggio che utilizza SolidWorks, la mentalità, il modo di pensare, voi vi troverete sempre a vostro agio in qualunque contesto. Quindi, io adesso parlo ad alta voce e penso ad alta voce. Su questa faccia faccio uno schizzo. Che schizzo faccio? Ne ho a diversi a disposizione. Cominciamo con fare, ad esempio, un asolo. Possiamo fare questo. Quando io faccio l'asola, lui, SolidWorks, mi propone sempre sulla colonna di destra una serie di input. Quindi sono sempre gli stessi, quindi ho un'asola. Che tipo di asola? Un'asola 1, 2, 3, vedete qua i numeri? 1, 2, Sì, 3, oppure 1, 2, 3, oppure 1, 2, 3, sono le diverse tipologie di asole. Quindi io adesso voglio fare questo tipo di asola, per cui gli do il centro, la scelgo, gli do il centro. Centro, vado qui, poi mi allargo appena appena, ok? E poi devo dare, vedete che è blu perché non ha vincoli, non ha quote. Io devo dare le quote. Le quote si danno utilizzando questo comando, quota, ok? Normalmente io vi consiglio, all'inizio magari schiacciate sul pulsante, però io vi consiglio di personalizzare la tastiera in modo tale che non siete più obbligati ad andare in questa a schiacciare il bottone. Adesso cominciamo a personalizzarci la tastiera. Io quando faccio quota premo la D. Io qua in questo caso vedete che la D è associata a qualcos'altro. Io voglio che quando premo la D lui quota. Come si fa per personalizzare la tastiera? Semplicemente si fa così. Allora, si va in strumenti, si va qui. Allora, io vi suggerisco mano a mano di, magari vi posso dare tutta la mia tastiera, però preferisco introdurvi un tasto volta per volta. Per cui personalizziamoci la tastiera. Quindi dobbiamo fare così, personalizza. Qua esce fuori la tastiera, vedete qua tastiera. Qui troverete tutti i comandi che riguardano SolidWorks. Suddivisi per categorie. Siccome sono tanti, saranno un centinaio, io cosa faccio? Vado qui e vado a ricercare il comando che è quota intelligente, quota, e a questo punto, no, ho sbagliato, scusate, non è questo, è dimensione forse, scusate, è dimensione aspetta, devo andare a vedere qua che non mi ricordo, scusate. Devo andare a Ma vedere era qua.
quota intelligente, no? Il comando è quota intelligente, no? Avevo ragione. Per cui andiamo qua, ripetiamo, personalizza, quindi poi anche lì personalizza. Io quando voglio fare personalizza non so tutte le volte a scegliermi personalizza, perché vado qua direttamente, strumenti, io di solito premo la P, la prima cosa che faccio in assoluto è fare così, guardate, perché non voglio cercarmi tutte le volte il comando menu personalizza, voglio andare qua. Allora cominciamo, personalizza, ah, P è già assegnata, perfetto. Qui niente, quota intelligente. E qua. Non me lo filtra. Scusami, perché non lo filtra? Scusami. Cioè, non mi filtra quello che volevo io, ma è possibile. Inizio. Scusate. E dopo potente intelligente te la trova? Sì. Magari è stato già impostato. No, quota intelligente. No, perché se permessi di dovrei. Sono intelligenti, provi a scrivere solo intelligenti. Esatto. Allora facciamo qua, personalizza. Se lei scrive solo intelligenti. È grande. Intelligenti. Sì. Bravissimo, vedi? La memoria mi avrà, grazie. Ok. Quindi facciamo così, di la D è assegnata a questo, ok, va bene. A questo punto cosa faccio? Torniamo a noi. Quindi modifica schizzo, premo la D, vedete? A questo punto vado qui, vado qui. Esatto, sì, dopo schiacci D, dopo vi faccio vedere altri trucchetti man mano che andiamo avanti. Cioè, trucchetti, sono delle scorciatoie per velocizzare. Ipotizziamo 25, ok? Vedete che adesso è nero perché non ha più gradi di libertà. E poi vado a impostare anche la lunghezza. Supponiamo che voglio impostare, supponiamo, non so, facciamo 40 mm, ok? Colore. 40 mm, va bene, dai. Ok, a questo punto io devo applicare su questo schizzo una funzione. Che funzione gli applico? Io voglio applicare una funzione di estrusione. Vedete che c'è la E tra parentesi? Avete visto? Quindi io quando sono qui premo la E, estrusione, e lui va direttamente nel comando di estrusione senza andare qua. Vedete? Vedete come utilizzo velocemente la tastiera senza passare per il tasto, per queste iconcine. E faccio confermo. Ok. Poi, adesso cosa voglio fare? Supponiamo che qua voglio fare, ad esempio, adesso gli voglio aggiungere, vado velocemente, voglio aggiungere, ecco, un'altra cosa che io apprezzo, che vi consiglio, quando siete qui, premete la barra spaziatrice e voglio che questo oggetto sia normale a questa faccia. Quindi faccio così. Allora, vediamo un po' se funziona. Lo sto impostando come normalmente lo utilizzo io per lavorare, vedete? Quindi io voglio che la barra spaziatrice sia normale A. Il comando è normale A. Quindi andiamo qua, personalizza. Quindi ripetiamo insieme, personalizza, tastiera. Io voglio che quando premiamo la barra spaziatrice sia normale A. Quindi il comando è normale A. Questo. E ce l'ho associato a barra spaziatrice, così. Ok? Quindi guardate come si usa, quando io sto disegnando, che sono in questa fase, no? Voglio qua ad esempio fare un foro, va bene? Com'è che lo uso? Vado qua, premo la barra spaziatrice, mi diventa normale, adesso premo ad esempio, voglio fare un cerchio, un foro, faccio un cerchio, vedete che c'è la C, visto? Avete visto che c'è la C? Per cui io quando sono qua premo la C e vado direttamente nella modalità cerchio su questa faccia e faccio il mio foro. Poi premo la D, vedete? Pam! E io posso ruotare. Chiaro?
Sì, adesso dopo vi mando il video e lo riguardate con attenzione. Quindi, poi tra l'altro nel video vi compareranno i tasti, per cui sarà molto più semplice. Ok? Poi, a questo punto io voglio dare ad esempio delle relazioni, voglio per esempio dire che questo e questo voglio che siano a una distanza di, ipotizziamo, 12. Ok? Io clicco da qui a qui e imposto 12. Vedete che adesso qui è ancora blu. È ancora blu perché è ancora dei gradi di libertà, no? Giusto? Ok? Sì. Poi, ad esempio, posso io dire, no, io premo ancora la D. Se premo la D vado in modalità quota, vedete? Senza passare per questo tasto. Premo la D e vado in modalità quota. A questo punto vado qua e dico, no, io questo lo voglio per esigenze mie 4 mm. Ok? E sono qua. E poi cosa faccio? Voglio fare un taglio estruso. Quindi posso andare qui e fare taglio estruso. Ok? Qua c'è Ctrl J. Normalmente io ce l'ho come J. Vi rimposto un attimo la tastiera in questo modo. Io voglio taglio estruso sia J, non Ctrl J. Perché è più veloce, no? Quindi facciamo personalizza, premo la P. Vado su tastiera, quindi cerco il comando che mi interessa, taglio estruso, ok? E qua sostituisco il J Ctrl J con J, ok? Quindi adesso ripetiamo insieme. Su questo schizzo premo J, e avete capito che se premo J è come se facesse questo comando, vero? Taglio sì. Estruso, giusto? Quindi questo... Seleziono il mio schizzo, premo J, quindi è come se facessi un taglio estruso, e adesso mi dice, vuoi fare un taglio, vuoi farlo cieco, vuoi farlo passante, vuoi farlo fino al vertice, oppure posso dire, no, io lo voglio fare, ad esempio, offset dalla superficie. Quindi da quale, lui adesso mi chiederà da quale superficie. Qua vedete che tra i due, quando io sono in questa finestra, ho un blu qua e un bianco qua. Se io il focus lo voglio qui, cioè l'attenzione del software la voglio qui, io è sufficiente che clicco qua col mouse, il blu di questa casella diventa blu, e allora quello che io andrò a premere, quello che io, scusate, quello che io andrò a premere, adesso io ritorno qua, offset dalla superficie, avevamo detto da quale superficie adesso gli chiedo, mi chiede qual, io gli dico questa superficie, vedete che è blu, per cui quello che clicco sulla zona grafica, l'input della zona grafica mi va in questa zona, e rispetto a questa faccia lo voglio 10 mm, vedete? Ok, o anche 5 mm mettiamo, e facciamo confermo. Ok, poi facciamo qualche altra operazione, per esempio, un attimino più, andiamo a vedere un po' qualche altra operazione. Ad esempio, io voglio andare su questa faccia, ok? E voglio, ad esempio, aggiungere qua un altro pezzo di solido. Quindi, ripetiamo, su questa faccia faccio uno schizzo. Vedete che ho modifica schizzo o schizzo. In questo caso voglio fare uno schizzo, per cui su questa faccia faccio uno schizzo e faccio quale schizzo? Questa volta voglio fare un rettangolo, ok? Rettangolo centrale. Io il rettangolo centrale ce l'ho come Alt R, per cui facciamo così, guardate, facciamo un personalizza, ok? Tastiera, ok? E cerco il comando rettangolo, ok? E questa volta dico Alt R. Vedete che c'è Alt R qua? Fatto. Che è questo tipo di rettangolo. Mentre quest'altro rettangolo, che allora questo rettangolo è da vertice, da angolo ad angolo. Questo rettangolo invece è da centro ad angolo. Questo invece l'ho impostato come uno Shift R. Chiaro? Sì. Perfetto. Ottimo. Per cui io faccio così adesso. Su questa faccia... Che cosa faccio? Un Alt R, giusto? Mm-hmm. Quindi adesso io premo Alt R, vedete che è comparso questo? Io adesso dico, io voglio che questo rettangolo vada da qui
ipotizza, non so, ipotizza qui, ok? E adesso posso mettere le quote, premo la D, perché io questo lo voglio, ad esempio, sono 60 mm, 60 mm mi sta bene, ok? Per cui facciamo qua 60 mm. E questo invece non mi interessa. E poi voglio che questo sia estruso, per cui premo la E. Ok? Premo la E e questa volta lo voglio estruso, non cieco, ma lo voglio estruso, ad esempio, su un piano intermedio. Ok? Su un piano intermedio che cosa vuole dire? Vuol dire che lui, rispetto al piano su cui disegnate lo schizzo, mi fa 5 globale, però non mi fa 5,5, mi fa 5 totale, quindi farà 2,5 mm qua e 2,5 mm dall'altra parte, giusto? Quindi facciamo adesso, facciamo 10, ok? E poi cosa faccio? Io abilito questa opzione, unisci il risultato. Unisce il risultato cosa vuol dire? Che lui prende questo solido e lo unisce con il solido precedente. Quindi facciamo ok. Vedete che già si comincia a formare qualcosa di più complesso. Oggi parleremo di queste parti, poi faremo anche la messa in tavola, così vedremo la parte nella sua interezza. Poi guardiamo qualche funzione che ci potrebbe essere utile. Ipotizzate che voi questa parte la volete anche da questa parte, va bene? Ok, com'è che fate? Potete utilizzare una funzione chiamata specchia. Quindi io gli dico, ad esempio, gli dico, guardate, con questo piano, allora, innanzitutto, quando una premessa con SolidWorks, quando voi disegnate, avete due opzioni. La prima opzione è richiamate la funzione che vi interessa, per cui potevo dire mi fai uno specchia, lui si preparava qua tutti i dati di input. E io poi devo semplicemente compilare questa voce, no? Io voglio, ad esempio, rispetto a che cosa voglio specchiare? Io voglio specchiare rispetto a quale faccia? Rispetto a questo piano, vedete? Vedete che lui prende il piano e me lo mette qua. Poi qua mi dice quali funzioni vuoi specchiare? Io voglio specchiare l'ultima funzione, questa. Chiaro? Io ho specchiato l'ultima funzione, poi faccio conferma. Chiaro? Ma funziona simile anche col copia, cioè vabbè, in questo In questo caso caso io ho specchiato la funzione. Attenzione, 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 questo è importante. Guardate una cosa interessante. Allora, vi stavo dicendo prima che voi prima potete scegliere la funzione. E poi vi compare qua la finestra e scegliere che cosa volete specchiare. Oppure, in alternativa, potete fare una cosa di questo tipo. Adesso io cancello questo. Potete fare un'operazione inversa. Potete dire preselezionare quello che volete con il control. Per cui io mentalmente mi pongo nella posizione. Voglio con questa faccia premo il tasto control, con questa funzione. Cioè vado a scegliermi gli ingredienti che mi servono nella mia funzione. Vedete, io scelgo il piano di simmetria, mi scelgo la funzione e poi dico che funzione applicare. Io voglio applicare uno specchia. Lui, il software, trovandosi le due funzioni, va a riempire automaticamente questi campi. Avete visto? Quindi o prima scelgo la funzione e poi mi vado a riempire i campi, oppure mi scelgo prima gli elementi e poi vado a scegliermi la funzione. Funziona chiaro, no? Chiaro, mi sono spiegato? Ripetiamo? Perdonami un Ah, secondo. dimmi. Se sotto a quel solido che abbiamo fatto l'ultima volta c'è un foro e io non voglio specchiarlo, specchiandolo io sono abituato con l'AutoCAD, lui mi lo specchia, però il foro me lo trovo sopra in questo caso, non è un copia, è un specchia. Quella stessa cosa. Ripeti, allora se tu vai a un foro, vuoi specchiare un foro? Vogliamo fare No, un esempio? no, no, il solido che abbiamo fatto il secondo è rettangolo. Questo. Ok, quello lì bravo. Mm.
sotto, dalla parte sotto, c'è un foro. Allora, guardate, non è, scusate, passante. Adesso facciamo un esempio concreto. Tu cosa mi stai dicendo? Tu mi dici che qua io un foro. Bravissimo, facciamo un foro. Facciamo un foro, sì. Vuoi fare un foro, vuoi fare una lamatura? Ecco, già che siamo qua, aspetta, colgo l'occasione, aspetta un attimo, per farvi, per presentarvi la funzione che si chiama foratura guidata, che è una funzione specifica per fare le lamature, per fare i filetti, è la funzione che raggruppa tutta questa categoria di fori meccanici, ed è questa, inserisci, e questa qua, guardate, questa qua, creazione guidata fori. Io la creazione guidata fori ce l'ho con il Ctrl F, per cui io non ve la richiamo di qua, vado, ve la richiamo col Ctrl F. Quindi devo richiamarlo da lì con i comandi, perché così lo vediamo anche, certo, noi. Certo, bene, d'accordo. Ctrl F, io non mi ricordo. Certo. Allora, qua. Andiamo qua. Creazione. Esatto. Quindi, com'è che il concetto qua è sempre lo stesso? Qual è questo concetto? Vi vedete su questa faccia. Che cosa faccio? Faccio un foro, creazione guidata fori. Per cui su questa faccia che ho preselezionato andrò a fare che cosa? Una creazione guidata fori. Lui appoggerà il foro su questa faccia, chiaro? Adesso partirà una funzione, vedrete, sulla colonna di sinistra, che vi aprirà un mondo. Un mondo cosa vuol dire? Vuol dire che io ho a disposizione questo serie di comandi che mi permette di fare delle lamature, posso fare delle svasature, posso fare delle forature, posso fare dei filetti, cioè a seconda del bottone che io premo vado a fare cose diverse. E qual è il bello di questa funzionalità? Il bello è che se voi cliccate, anzi vi faccio vedere, non ve lo dico, ve lo faccio vedere dopo, non ve lo anticipo. Allora, noi qua vogliamo fare, ad esempio, dobbiamo mettere qua, ad esempio, un M6, una vite a brugola, ok? Quindi scegliamo qua standard ISO, scegliamo lo standard, mettiamo, aspetta, voglio mettere questa, scusate, questa voglio mettere, questa qua. Non è la filettatura conica, ma è questo, possibile? Lamatura, sì. Lamatura. Metto una ISO, una vita testa esagonale, grado B, questo ISO 4762, eccola qua, trovata, è sulle vite a brugola, è lo standard ISO 4762. Allora, quando noi vogliamo fare una lamatura, noi dobbiamo dire a SOLIDWORKS esattamente solamente l'M5, l'M6, cioè l'M che vogliamo, perché lui ha memorizzato già la dimensione della testa, ci dà dall'area corretta. Supponiamo che vogliamo fare un M10, ok? Poi diciamo che lo vogliamo fare passante. Le svasature non le faccio perché mi appesantiscono il disegno e basta. Io non in questo caso non lo voglio fare passante, se è possibile. Certo. Voglio arrivare a metà dello spessore e basta. Va bene. Allora, allora non è una lamatura passante. Tu vuoi fare una lamatura cieca, okay. Cieca. Allora aspetta un secondo, allora perché il concetto di lamatura è che è passante perché ci passa una vite cieca, effettivamente non so come va a finire qua. Cioè fammi capire, cieca, scusami, perché la lamatura, facciamo finta che faccio io una lamatura, voglio fare una prova perché non l'ho mai fatta, vediamo come si comporta. Mi dice un po' esagerato, scusate, non avevo calcolato perché siccome M10 un po' esagerato, come mai, scusa, guardiamo subito, forse un po' esagerato, ma scusa, che dimensione hai messo qua? 60 mm, scusa, adesso voglio controllare qua, voglio assegnare qua una quota, perché non avendole assegnate non mi sono reso conto quanto ho io qua. Ah, 10 mm, ecco perché. Vabbè, facciamo qui. M5? Sì, faccio un M5, oppure faccio qua 15. Vabbè, dai, facciamo un M8. Dai, volo, proprio veloce. Quando metti un tipo M5, no, quel foro qua, sì?
il diametro di nocciolo del foro è corretto secondo le tabelle dei fori? Sì. O è un foro a caso? Tale rifletto, vero? Sì, ti faccio vedere, certo, è tutto, ti fa vedere il diametro della punta. Sì, esatto, guarda, ti faccio un esempio al volo. Allora, cominciamo con la lamatura, quindi io qua su questa faccia faccio una lamatura, ok? E le lamature cieche non le avevo fatte, perché le lamature sono diverse, sono passanti, si passa, però effettivamente mi ha fatto sorgere una curiosità che vado subito a soddisfare, quindi faccio un M8. Faccio subito un cieco, vediamo cosa fa. Ipotizzo, non ho visto l'altezza, porco cane, non mi è sfuggita l'altezza questa qua. Aspetta, perché se non so l'altezza faccio fatica. Vedi che fa una stupidaggine, fa qualcosa che aspetta un attimo, una cosa che devo controllare è l'altezza. Scusate un secondo, non ho visto quant'è io qua, quant'è l'altezza qua, 10 mm. Guardate che aumento un po' l'altezza, giusto per dare un po' di ciccio. Per cui cosa faccio? Voglio aumentare l'altezza, questa, no? Cosa che faccio? Vado qui. Le dimensioni, doppio clic. Doppio clic, vedete? Doppio clic, mi compaiono le quote. Io vado a selezionare la quota che voglio modificare, ci clicco una volta e questo invece lo voglio, ad esempio, facciamo 50 mm, va bene? 50 mm vuol dire 25 per parte, okay. A questo punto ritorniamo un attimo a noi, su questa faccia faccio una creazione guidata fuori, vi faccio vedere adesso una lamatura, voglio provare anch'io a fare una lamatura cieca, cosa che facciamo 5 per esempio, allora, quindi è un M8, no, facciamo un M6, dai. Vi sto dicendo di fare una lamatura, vedete? Lamatura per un ISO 4762 M6, cieca 5 mm. Cosa darà il risultato? Non lo so. Non lo so perché. Vediamo un po' cosa dà. Si dà un risultato che è una cosa un po' assurda, perché normalmente le lamature si utilizzano passanti. Provo a aumentare qua ad esempio questo valore, guardate, al posto di fare 5 faccio 30, vediamo cosa succede, confermo, 30, e l'ha fatto qua, vediamo dov'è che l'ha messo il 30. Ah, l'ha messo da qua, ah, ho capito. Vedete qua? Sì. Ha fatto 30 dalla testa dove inizia la punta. Sì, in questo modo io non l'avevo mai usato, ti dirò. Perché io di solito quando faccio le lamature, guarda che te ne faccio un'altra in parte. Guardate che faccio un'altra impatta, allora mettiamo insieme su questa faccia, faccio una creazione guidata fuori, adesso io ripeto in modo che ad alta voce, e quando fate questo esercizio ripetete anche voi il ragionamento che vi rimane in testa, per cui il tipo è questo, faccio una lamatura, un M6, questa volta lo faccio invece passante, quindi scelgo la posizione. Vedete, scelgo la posizione, lui si mette sulla faccia, adesso io posso scegliere la posizione, vedete che lui mette questo puntino qui, ma ed è blu questo puntino chiaramente. Io adesso posso, una volta che ho scelto, posso anche dargli dei vincoli, premo la D come sapete è quota intelligente, io voglio che questo foro stia da questo bordo a questo punto, ipotizziamo, non so, 7 mm, no? Circa, ok? Quindi avete visto che io gli ho impostato una quota dal centro al bordo. Ok. Guardate adesso, Vedete? Lui ha fatto. Adesso, tra l'altro, vi dico un'altra cosa. Quando volete cambiare visualizzazione, cosa che vi consiglio, magari nell'utilizzo frequente, perché vi consiglio. Io adesso la mia curiosità qual è? È vedere come è fatto dentro il pezzo. Devo fare così. Devo andare qua,
di mandare qua e così posso vedere, vedete, e per rendermi conto come ho fatto all'interno. E poi cos'hai fatto? Cos'hai schiacciato? Guarda, vado qui, vedete che qua ho diversi stili di visualizzazione. Questo stile di visualizzazione è ombreggiato coi bordi, vedete che è ombreggiato e ha i bordi neri. Questo stile di visualizzazione invece è senza bordi, vedete, è tutto grigio, è un colore uniforme. Questo... Poi posso tornare sulla sezione, quella che ci ho fatto vedere per vedere dentro? Sì, sì, adesso finisco qua rapidamente. Questo è quello senza niente. Questo invece è quello con le linee tratteggiate, per quelle nascoste chiaramente. Veramente qui non vediamo, sì. Esatto. E questo invece è quello che uso. Io, per abitudine, durante il lavoro, quando lavoro, e non insegno insomma, ho questo schema mentale. Utilizzo la Q e la V per associare a wireframe e a shading. Cioè queste due, ombreggiata con ombre e struttura a reticolo. Vi spiego. Allora, cominciamo ad andare a ombreggiata con ombre. Per cui, personalizza. Guardate. Tastiera. Quindi, facciamo così. Ombreggiata con bordi. Io ho associato la Q. Premete la Q. Ok? Mentre, se voi andate... la struttura a reticolo, quindi personalizza, tastiera, struttura a reticolo, vedete, io l'ho associato alla V, che sta, V sta per wireframe, dall'inglese per quello, per cui adesso, quando sono in questa posizione, io cosa faccio? Premo la Q e vado in questa visualizzazione, premo la V e vado in questa, chiaro? Dopo voi, okay. Voi dopo tutti questi tasti, adesso io lo sto impostando su questo computer, ma una volta che se li volete anche voi, è sufficiente che andate qua, vi faccio vedere, salva impostazioni, andate qua, salva impostazioni, andate qua, e togliete tutto e lasciate solamente tastiera, vedete, così voi, io adesso ve lo salvo qua momentaneamente, solid world setting, poi io ho l'abitudine, cosa che vi consiglio, solid world setting, gli mettete la versione ver 2020 e poi gli mettete l'anno. No, scusatemi, fate così, guardate, mette direttamente l'anno 2020, trattino il giorno, il mese 12 e dopo il giorno, ok? In questo modo voi potete conservare una serie di registrazioni. Quindi avete la vostra tastiera adesso memorizzata, che potete portare in qualunque altro computer, ok? Ok, ora, okay. Quindi, ok. Stavamo dicendo, vedete che io posso andare in questo modo. Poi io, in questo modo, quando ce l'ho in wireframe, qual è il vantaggio? Che potete misurare questo, diametro. Diversamente, se in queste condizioni qua, non potete misurarlo. Vedete? Io, se volessi misurare questo, vado prima in wireframe, premo la V, premo la M, che vuol dire misura, ok? Poi vado qui, mi misuro il mio diametro, che 6,6, infatti 6,6 perché io avevo scelto una M6 e lui lascia 6 decimi di aria, ok? Ah, ma perché non mi disegna il filetto? Per questa è una lamatura, io ho detto una lamatura, non ho detto un filetto. Se io adesso volessi un filetto, devo fare così, guardate, su questa faccia. Okay. Che cosa faccio? Una creazione guidata fuori. Che cosa voglio creare? Questa volta voglio creare un filetto, per cui io vado qui, lamatura no, svasatura no, foratura no, qua, filettatura lineare, va bene? Quindi che tipo di filetto voglio? Una volta che io scelgo il filetto, devo scegliere lo standard. Voglio fare una British? No, voglio fare pre-for standard.
che tipo di M voglio? Mettiamo un M6. Ora, il passo M6 è 1, per cui il diametro, il nocciolo è 5. Cioè, se io faccio un M6, dovete utilizzare una punta del 5, ok? Quindi io lo faccio, che tipo di, lo voglio passante, il successivo, cieco? Qua ci sono le condizioni, si chiamano condizioni finali, cioè le condizioni che io voglio che il mio filetto ha, per cui io posso dire, guardate, no, io lo voglio, ipotizzo passante, va bene? Ok, a questo punto io ho dato tutte questi parametri, lasciateli pure stare, perché quelli che si utilizzano normalmente, quelli che si utilizzano per lavorare sono lo standard, il performance standard, e poi scegliete l'M6, e poi se eventualmente lo volete cieco o passante, ok? Oppure magari è fino al successivo, fino al vertice, fino alla superficie, offset dalla superficie. È interessante questo, questo si usa, offset dalla superficie, perché si usa? Perché in base a come cambia la dimensione del pezzo, cambia anche la profondità del filetto. Vi faccio vedere subito. Cominciamo a fare passante, prima di tutto. Passante. Una volta che io ho impostato, posso andare sulla seconda, sul secondo tab. Vedete che c'è, nel secondo tab c'è posizioni. Quando vado qua in posizioni, io devo dire a SolidWorks dove mettere il filetto. Vedete, lui mi crea un punto, io ne voglio uno qua, ne voglio, facciamo finta, uno qua, ok? Poi, cosa devo dire? Devo dire le quote, giusto? Io, a questo punto, posso fare così, guarda, prendo la barra spaziatrice, boom, e vado normale, parallelo allo schermo. E poi comincio a dire, allora, magari facciamo finta che questi qua devono essere perfettamente allineati in verticale, quindi semplicemente me li seleziono, ok? E dico, queste qua sono le proprietà, e gli dico, guarda, questi due punti, ripeto un secondo, seleziono, questi due punti li voglio perfettamente verticali, boom, vedi? Lui ha dato una proprietà di verticalità, vedete? Quindi io quando mi muovo ho dato dei vincoli geometrici, vedete? E poi magari posso dare un vincolo anche di quota. Cosa significa? Magari per ragioni di progetto questi due devono stare a una distanza prefissata. Quindi premo la D. Comodo. Esatto, quindi premo la D. Facciamo finta che il progetto contempla, non so, questi devono stare a una distanza di, ipotizza, non so, 8 mm. Ok? Vedete che adesso cosa è successo? Che loro stanno tra di loro verticali e in più sono a una distanza di 8 mm. Chiaro? Vedete che però hanno ancora un grado di libertà. Sì, posso ancora portare lo spasso. Ok? Poi possiamo dire, guardate, io da qua a qua voglio, ad esempio, clicco, e dico, no, io guardo che dal bordo al punto voglio, ipotizzo, che so io, 4 mm. Faccio confermo. Ok? Ora, se voi andate a misurare, vedete che questi qua sono M6, vedete M6. Però, se noi andiamo a misurare, premo la M adesso. Se io premo la M, adesso io, se premo la M, come se premessi, guarda, adesso non premo la M, ma vi faccio vedere il comando originale. Vedete quanto tempo ci metto in più a cercarlo? Vedete? M. Io, piuttosto di fare questa trafila, cioè se io lo faccio se non avessi il comando rapido sulla tastiera, dovrei fare così, guardate. Ogni volta, perché tra l'altro tenete conto che quando si disegna, durante il disegno, capiterà anche a voi che dovete fare una misura parecchie volte, cioè non è che l'avete tutta a memoria, non credo, cioè, quindi dovete misurare, no? Un po' i pezzi con l'interferenza, un po' gli assiemi, cioè, per cui è molto frequente il comando misura. Quindi voi cosa fate adesso? O andate qui, andate strumenti, valuta,
misura, quindi guardi 1, 2, 3 clic, ma è molto più veloce andare sulla tastiera, premere M, boom, fatto. Chiaro? Quindi premo la M, io vado a misurare che cosa? Questo diametro. Clicco sulla faccia. Ma perché M e non D? Cioè, perché misura e non quota? Perché misura in italiano M, misura, inizia con la M. Che ho La quota capito la quello, vincola. però perché non usi il comando quota? Ah, perché sono due concetti diversi. Perché quota tu lo fai sullo schizzo quando tu vuoi imporre delle quote al sistema. Cioè tu vuoi, stai Ok. progettando, per cui dici io voglio imporre delle quote io di progetto e quindi le fai sullo schizzo. Misura invece tu non imponi niente, vai a leggere dal sistema le Ah, quote. ok. La differenza è sostanziale. Però tecnicamente se io usassi quota e non cambio nulla, posso usarla per leggere, anche se è incorretto. Sì, lo puoi usare per leggere, ma non te lo No, quindi è consiglio, stupido, non non te è lo così. consiglio per quale motivo, ti faccio vedere. Sì, è vero quello che Ok, dici, eh. Se tu fai D, vedi che tu, se tu vuoi leggere questa, vuoi fare così, è vero, ma dopo ti rimane la quota sul disegno, okay? E poi questa quota qua ti va in questo tab, DIM Expert, sì, è un po' un pasticcio, non farlo, io non te lo consiglio. Perché dopo devi cancellarla, io non lo faccio mai. Piuttosto, se voglio leggere la quota, io faccio così, ci clicco due volte sopra la funzione e mi leggo le quote che mi interessano. Io non faccio mai, ma mai poi mai, questa operazione qua, guarda, di, non so, voglio leggere quant'è questa faccia. Vedete che lui, perché questo sistema viene usato quando vuoi trasmettere dei dati a un altro software, è ben usato per altri scopi, lascia stare, io non te lo consiglio. Cioè, a meno che non lo fai intenzionalmente perché questi dati tu li vuoi trasmettere a qualche altro software, cioè vuoi mettere nel sistema, vuoi leggerli, perché magari ti servono questi dati per leggerli, perché le vuoi mettere in un'equazione, vedi quando ci vado sopra, questo dato, lui lo prende e lo mette nel 3D, e c'è RD, vedi lì, RD1 è annotazioni, è un'annotazione questa. Cioè se lo fai perché lo fai intenzionalmente, perché ti serve, altrimenti lascia perdere, altrimenti non usare questo sistema, ma Usa misura. usa misura, esatto. Oppure in alternativa, io ti dico di usare misura, però in alternativa potresti usare anche clic qua sopra, vedi. Ti escono fuori le quote, ma lascia perdere, ti consiglio di usare Sì, no, misura. la... Ok? Bene. Quindi, Proviamo a certo, fare a specchiare il petto. assolutamente sì, subito. Così capisco. Posso fermare un Dimmi, attimo, chiedere una cosa? certo. Ma io posso mettere sia il misura che il quota sul tasto D? No, no, perché sono due comandi associati a funzioni diverse. Non lo puoi fare. D lo utilizzi nella messa in tavola e che dopo vi faccio vedere se non l'avete ancora vista, chiaramente, di questo pezzo semplice. Andrò a contare questo pezzo semplice. E mentre misura lo usi per rilevare delle dimensioni esistenti. No, la risposta è no. Purtroppo no. Ma anche su due schermate diverse, perché alla fine io quota lo uso quando faccio lo schizzo, invece misura quando Quando hai un sono 3D da misurare, sì. quando sono fuori dallo schizzo, Sì, ovviamente. esatto. Sono due funzionalità completamente diverse. Sì, Ma corretto. quindi io posso, no, cioè non mi riconosce che sono Sì, due no. schermate diverse e posso usare lo stesso tasto. Purtroppo come è stato progettato il software, no, no, no. Sì, tu dici, sono due schermate diverse, sì, lo potresti usare, ma a seconda del contesto no. Ti faccio vedere, giusto per, se tu vai qua, ti faccio vedere giusto per soddisfare la tua curiosità, no? E vai qua in tastiera e cerchi ad esempio, guarda, ti faccio vedere, misura, misura. Se io qua gli associo un altro tasto, la D, lui mi dice che è già usato, vedi? La chiama per D è già segnata. Cambiare operazione no, devo dire di no, perché o è questa o è quella, devi usare due tasti diversi, così la risposta è questa. Ok, Va bene.““
Torniamo un attimo a noi, prego. Torniamo un attimo a noi e specchiamo, ok? Sì. Ok. Okay. Adesso io, quando specchio, vedete che io, questa è una cosa che forse non vi ho detto, è la barra del tempo. La barra del tempo cosa significa? Vedete che c'è la mania. Io sono in grado, grazie a ogni operazione che faccio, lui l'aggiunge in coda, per cui tutte le funzioni vengono aggiunte. Io posso, se è una funzione nativa, ricostruire il pezzo come era. Vedete? Tac, tac, vedete? Io mi abbasso qui e man mano vado avanti, mi costruisco il mio pezzo. Chiaro? A cosa serve? Ok, adesso io ho aggiunto la funzione specchia. Vedete cosa succede? Lui ha specchiato. Ma vedete che non ha specchiato i filetti e neanche le lamature, ha specchiato questo vuoto. Perché ha specchiato? Cioè, domandiamoci, perché ha specchiato questo vuoto? Sapete perché? Perché io, vi faccio vedere il motivo. Quando andate qua nella specchia e andate qua in modifica funzione, io, quando avevo specchiato all'inizio, avevo specchiato solamente la funzione di estrusione. Vedete? Vedete questo qua blu? Io ho specchiato solamente questa funzione. Se io volessi la lamatura e i filetti, dovevo aggiungere... Vedete che adesso il blu è qua. Siccome il blu è qua, tutto quello che clicco va a finire qua dentro, no? Vedete? Io potevo anche cliccare qua. E il focus, il concetto di focus è che l'attenzione del software, cioè l'input, viene immesso qua dentro. Quindi adesso io l'input, il focus è qui. Io vado a cliccare, ad esempio, se volessi specchiare anche il foro lamato, clicco qui, guardate cosa succede. Io clicco adesso, guardate, clicco. Vedete? Vedete che è andata a finire qua questa funzione? Vuol dire che io ho specchiato il foro lamato. Guardate cosa succede se io esco, guardate, io adesso esco dalla funzione, gli do ok, cioè premo questo qua, no? Pam. Guardate cosa succede, vedete? Perché me ne trovo solamente una? Per quale motivo? È selezionata una sola. Esatto. Ne ho selezionata una sola. Se io volessi selezionare, ad esempio, i due filetti, cosa faccio? Tu la Ma non selezionarli c'è la insieme. funzione per selezionare tutto, cioè Certo. voglio tutto il solido, non solo le funzioni singole. Così. No, c'è, ma non in questo contesto. In questo momento che stiamo facendo, se vuoi specchiare, devi fare in questo modo. Però vedi che glielo dai in anteprima tutto giallo, Sì, perché scusa. lui in automatico, sì. Allora, come stiamo procedendo adesso, possiamo specchiare funzione per funzione. In alternativa, per rispondere alla tua domanda, vedi che io adesso ho selezionato, poi per selezionare, se sono tante, utilizzate o CTRL o SHIFT, vi faccio vedere. Io adesso vado qua col destro, azzero le selezioni, vedete, azzero selezioni, e dico... Prendo la prima, premo il tasto Shift, vado sul fondo, sull'ultima, e lui prende, va a selezionare tutte quelle comprese tra la prima e l'ultima. Vedete? È una selezione molto rapida, perché ho utilizzato il tasto. Ma questo funziona anche in Windows, eh? Se siete in Windows e avete Explorer, chiaramente prendete il primo file, prendete un altro file. Tenendo premuto il tasto Shift, lui va a selezionare tutti i file intermedi, giusto? No? L'avete ancora fatto? Ecco, qui il concetto è uguale, utilizza la convenzione Windows. Quindi confermo. Ah, motivo? Per quale motivo si è arrabbiato? Un attimino, ah, perché forse devo fare la ripetizione geometrica. Perché devo fare la ripetizione geometrica. Interessante, perché non me lo permette, scusatemi. Non doveva andare così, scusate un secondo. Ah, no, certo, perché uno l'avevo già specchiato. Ah, scusa,
Allora, ripetiamo insieme. Mi sono distratto. Allora, azzero tutto. Niente, vado qua. Scusatemi, azzero tutto. Via, canceliamo tutto. Quindi, prendo il primo, prendo questo e prendo questo. Aspetta, interessante. Ah, certo! Perché? Avete capito l'errore che ho fatto? Io, quando ho specchiato il foro. Il foro e il foro. E lui mi dice, guarda che lui mi sta dicendo, guardate l'errore che mi dà. Il foro non interessa che il modello, ricreare le funzioni usando l'opzione di ripetizione geometrica. Ma perché questi fori non Perché non interessano sta il specchiando un modello? solido di base? Perché io non ho selezionato la prima, l'estrusione. Quello che è adesso. Bravissimo, Ha fatto solido di base. bravissimo, attentissimo. Io ho distratto, bravissimo. Voglio dire, se eravate attenti. Trappola, dai. Va bene, si dice così, giusto per giustificarsi. Sì, Ok, vai. certo, non avevo utilizzato, certo. Infatti, vedete che l'ha fatto. Ok. Per rispondere alla tua domanda, quella, ma io non voglio specchiare le funzioni, voglio specchiare il solido. Sì, si può fare, però a patto che, adesso vado un attimo indietro, qua, ok? Io, vi ricordate, qui avevo spuntato l'opzione unisci il risultato, cioè non l'avevo spuntata io, in realtà di default è quella opzione. È spuntato, quindi vedete qua, unisce il risultato. Se io non metto la spunta qui, ok, e faccio confermo, guardate cosa succede. Lui mi crea un altro solido che all'apparenza sembra tutto uguale a prima, ma c'è una notevole differenza. Vedete qua c'è un 2 tra parentesi. No, Come no? Questo qua, lo vedi, sì. no? 2, no? Guardate la differenza, no, vi faccio vedere giusto perché questa è importante. Vi faccio vedere, rimettiamo le cose come erano prima. Rimetto la spunta, guardate, giusto perché uno si rende conto bene come funziona la cosa. Se io metto la spunta qua, unisce il risultato, qua vedete uno tra parentesi, vedete? E poi ne vedete uno di solido. Cioè vuol dire che questo lui lo tratta come un solido unico in questo momento. Per lui è un solido unico, vedete? Chiaro? Cioè lui ha fatto il secondo solido e ha fuso col primo, per cui lo tratta con un solido unico, non come due solidi distinti. Io questa volta voglio creare due solidi distinti, per cui cosa faccio? Vado qui, vado sull'ultima funzione, modifico funzione, tolgo la spunta a questo, ok? Cosa significa adesso? Che lui Come adesso. se esplodi di AutoCAD, giusto? Sì, esatto, un Sostanzialmente, esplode di fine AutoCAD. Esatto, un due. esplode di AutoCAD. Lui adesso cosa sta facendo? Ha preso questa estrusione, l'ha estrusa, però non l'ha unita al solido precedente. Vedete? Uno e due, ha tenuto due solidi distinti. E tra l'altro. Vi faccio anche vedere una cosa abbastanza interessante, essendo li potete anche colorare questi due solidi, giusto per distinguerli. Vedete che se cliccate qui sopra, adesso qua io, vedete questa iconcina qua, cliccate Sì, su e estrusione. cliccate giù, è per far comparire queste quattro colonne che hanno un significato ben preciso. Qua si va a cambiare, si va a cambiare la modalità di visualizzazione. Vi faccio vedere. Se io clicco qui, vedete che vedete che l'ho nascosto. Quello, questo è, vedete che l'ho nascosto, il corpo. Io di solito, quando ho più corpi, vado qui, vado a modificare l'aspetto, ad esempio questo corpo, lo coloro di rosso, ipotizziamo, no? Quindi vado qui, aspetto, poi vado qui e vado qui in rosso. Tra l'altro, vedete rosso? Vedete queste 1, 2, 3, 4, 5.
in questo momento, una, scusa, due, tre, quattro, cinque, che significato hanno queste iconcine? Io sto quello, vedete che di queste due, quattro, cinque solamente il solido è premuto, perché io Per poterne questo, fare colori diversi, tipo il foro, un colore, le cose, esatto, tipo di io qua questo. questo colore lo sto associando a questo solido, io potrei colorare il corpo, potrei colorare la faccia, potrei colorare le superfici, adesso non vi ho ancora parlato, ma più avanti vedremo anche le superfici, lui può, SolidWorks può gestire anche le superfici, per cui, oppure le funzioni, però guardiamole, queste qua sono abbastanza avanzate, per cui lasciamole stare per ora. Guardiamo qua il Bello. corpo, confermo, vedete che adesso sono due corpi distinti, perché il colore è diverso, vedete? Ok, a questo punto, per rispondere alla tua domanda di prima, io cosa faccio? Vado avanti con la barra del tempo. Per cui, però la differenza sostanziale, prima erano corpi uniti, mentre adesso io sto andando avanti facendo delle forlamate e dei filetti su questo corpo, vedete? A questo punto io quando faccio lo specchia posso anche specchiare che cosa? Non le funzioni, ma posso specchiare l'intero corpo. Capite il concetto diverso? Con dentro i Sì, filetti. perché è diviso rispetto a prima, però, perché se Esatto, fosse unico non poteva farlo. perfetto, Ok, chiaro. giusto. Quindi io vado giù di qua. Io adesso, vedi che lui mi ha dato errore. Avete visto, mi ha dato errore? Ma perché mi ha dato errore? Perché lui ha memorizzato ancora le funzioni. Per questo si è arrabbiato. Io qua devo fare una piccola modifica. Devo andare qua, modifica, specchia le funzioni, no, specchia i corpi, quindi questo devo cancellare tutto che non serve più a niente, ok? E poi devo specchiare, tra l'altro questa funzione non è più adatta, devo cambiarla, non è più questa la funzione che mi serve, è chiaro? Devo cambiare la Sì. funzione, questa non è la funzione questa che mi serve, devo cambiare funzione. Questa è specchia funzioni. A me serve la funzione specchia corpo. Chiaro? Che è qui. Aspetta, no, forse è sempre questa, però devo rifarla. Aspettate un secondo. Sì, esatto, vedi? Se io la riprendo. No, allora, la funzione è sempre la stessa, però lui aveva disabilitato questa sezione nella funzione di prima. Questa sezione non c'era, vi ricordate? Perché era disabilitata. Ora io, vedi che corpi da specchiare, qua allora qua devo dire che cosa? Qua. Devo dire rispetto a che cosa devo specchiare. Va bene? Rispetto a quale piano specchiare. Io scelgo che piano scelgo. Mi sentite? Sì, Ah, ok, non non sentite. rispondo. Ok, rispetto a Piano quale? specchierà in Y, giusto? Piano verticale. Adesso, ma io qua non sono obbligato, dipende dal progetto, posso scegliere questo piano? No, aspetta, aspetta, questo no perché no, mi darà. Sì, Ok. no, lui lo fa, ma lo sovrappone. Posso scegliere ad esempio questo, vediamo un po', questo. Se scelgo questo, lui la specchiatura dove la farà? Dall'altra parte. Sì. È corretto? Vi faccio vedere, limite. Poi. Vedete una cosa interessante? Quando io clicco sull'altro piano, guardate, io clicco su questo piano, allora il blu lo tengo qui, clicco qui, lui va a sostituire questo piano qui e mi si porta qui. Vedete che è diventata blu questa casella? Vuol Sì, dire che lui dove da questo momento si sta attendendo, il software sta attendendo dei corpi da inserire. Ok? Vedete che adesso io qua devo scegliere il corpo. Quale corpo devo specchiare? Io dico questo corpo, vedete quando ci passo sopra, lui si evidenzia, vedete? Vedete che io ho specchiato tutto il corpo, poi faccio che cosa? Un conferma. Posso fare anche un'anteprima completa, e in questo caso non c'è nessuna differenza, non capisco la differenza tra boh, uguale. Vabbè, comunque insomma, conferma. Vedete? E per rispondere alla tua domanda, perché prima mi avevi chiesto, ma posso specchiare solo le funzioni? No, puoi specchiare anche i corpi, però devi avere l'accortezza. Vedi che adesso
la cortezza di avere due corpi disgiunti, non uniti, questo è il concetto. Vedete adesso, guardate cosa ha fatto qua, un corpo, Un po' due peccato. corpi, No, non tre specchia, perché se corpi. erano un po' erano uguali, avresti perso la mano. Chiaro? Puoi ruotarlo un pelo a sinistra? Certo. Vedi che quei due fuori di qua ti danno la mano. No, l'altro lato, E così. dall'altro, Vedi guardate, ve che... lo Sì, faccio così. dall'altro. Specchiati. Se era un copia, quei due fuori lì erano a destra. Questo è specchiato Specchi e rispetto, ribalti. certo, è specchiato rispetto a questo piano, perché voi mi avete... Specchi e ribalta sempre, Tudor, anche in cadene. È così, è coppia quello che intendi tu. Sì, Allora, però quello questo, che ho fatto specchia. Specchia non vuol scusatemi. dire ribaltare, perché se lui ribaltava questo foro qua non lo vedevi passante, per quello che ho Sì, fatto un no, non è foro un non ribalta, non è un passante. No, ribalta. sono È specchio. solo uno specchio di quella È faccia uno lì. specchio di quella faccia lì, Sì, è uguale cioè, tu identico. mi hai chiesto di specchiare rispetto a questa faccia, giusto? Cioè, la Va via quel domanda è, io foro, voglio fare detto, uno no, specchio però rispetto a questa specchiare faccia. si prende, sì, lo specchia, però lo ribalta anche, No, no? no, no, no. No, è sempre la faccio così anche Ok. basta. Guardate, Specchi vi la faccio faccia. vedere anche, questo è uno specchio rispetto a che cosa? Rispetto a quale piano? Rispetto a questo piano. Chiaro? Però Passante sempre. io, volendo, potevo fare anche uno specchio rispetto a quale piano? Beh, potevo anche inventarmi questo piano. Vi faccio vedere, no? Io adesso cosa voglio fare? Voglio specchiare questi due corpi rispetto a questo piano, cioè al piano di mezzeria, guardate. Ve lo faccio vedere dall'alto per forse più chiaro. Ancora Così, per voi c'è vedete questo piano? Io adesso andrò a specchiare questi due corpi rispetto a questo piano. Significa che mi troverò questi due corpi dall'altra parte. Guardate, è chiaro? spiegato Come si fa? È semplice. Si fa così, guardate. Allora, il concetto è questo. Specchia. Chiamo il comando, specchia. Poi, qua devo indicare che cosa. Il piano o la faccia su cui specchiare, ok? E non siete obbligati a indicare un piano, potete anche indicare una faccia piana di un solido. Sì, però se Cioè, ruoti io adesso in questo momento indico il piano superiore, ok? Poi i corpi da specchiare quali sono? Vado qua, dico voglio specchiare questo corpo e questo corpo. Confermo? Sì, confermo. Vedete? Chiaro? sì. Diversamente. Ma mettiamo il caso, volevo fare uno specchio un po' particolare. Dimmi. Vedi che i fuori ci guardano tutti verso la nostra faccia. Se avessi voluto farne due così e due che guardano sull'altro lato, devo fare uno specchio e poi un ruota No, non ho oppure devo fare uno capito, specchio vai piano perché e non ho capito mezzo? la domanda. Allora, Allora, io... vedi che i fuori adesso ci guardano tutti verso di noi, no? In questa faccia noi li Certo, vediamo tutti. certo. Se io volevo che quelli sotto fossero così e quelli sopra fossero opposti, no? Cioè che guardano verso l'interno Ah, del la computer, dici. lamatura. Sì, la lamatura, ma proprio tutto il solido, immagini di specchiarlo sopra e poi girarlo. Devo fare uno specchio e un ruota o posso fare uno specchio vincolando più assi? Cioè, com'è che funziona? Boh, forse penso di aver capito, ma non sono sicuro. Vediamo se ho capito bene. Allora, torno un attimo indietro. E cancello, giusto? Torniamo un attimo Torniamo uno solo, qua, tipo. ok. Tu Ok, dici, mettiamo di io voglio, specchiarlo. allora, opzione 1, Diciamo che il termine corretto credo sia voglio ribaltarlo, cioè lo voglio uguale dall'altra parte, ma solo che sia opposto, no? Cioè che le lamature non guardino verso di me, ma guardino dal lato opposto. ah, ho capito. Penso sia ribaltarlo, tipo se no copia e poi lo ruoto, cioè non so qual è il Sì, comando, quello io. allora hai diverse possibilità qua. Allora, quella allora, guardiamo la possibilità 1. Siccome qua è delle lamature, allora, la prima possibilità potrebbe essere questa. Tu lo vuoi prendere questo, aspetta, mi metto normale. Vuoi prendere questo, girarlo Sì, di 180 180 gradi, copiarlo dall'altra parte. Immagini così, tipo ruotarlo di 180 e incollarlo dall'altra parte. Allora, in questo caso specifico potresti fare così, guarda, Allora, potresti, allora, ti faccio vedere un sistema. Allora, prendi questo piano. Aspetta, sto pensando un attimino. Guarda, facciamo questo tentativo. Prima cosa, non c'è la funzione copia. Certo che c'è, ti faccio vedere.
però sembra cosa mi copiarle e poi ruotare. Certo, lo potresti fare così, sì sì sì, ma io voglio fare una cosa più veloce. Certo, ti faccio vedere, guarda, no, ti faccio vedere. Tu mi dici, c'è la funzione copia? Sì, la risposta è sì. Qual è questo? Allora, di quanto vuoi copiarlo? Ti faccio vedere. Io voglio copiare questo, faccio misura, io da qui, da questa faccia, lo voglio copiare qui, giusto? Ok, ok, sì, va bene. Quindi sono 40 mm, giusto? Cioè, io sposto questa faccia di 40 mm, ok? Sì, quindi, sì, a me. Okay. Quindi facciamo una misura. Sposta, quindi facciamo una... inserisci, devo cercare la funzione, inserisci, funzione, sposta e copia, questa è la funzione. Ok, ok. Okay. Quindi, sposta e copia, adesso io... gli devo dire il corpo da spostare e o copiare. Questa, devo usare questa funzione, guardate qua, trasforma e copia. Quindi devo dire corpo da spostare, quale? Tutto. Questo. Solido. Okay? Ok. Poi, ma è importante il ragionamento, voi una volta che capite il linguaggio e parlate dopo, è semplice. Quindi, poi, lo traslo in che direzione? Vedete qua, x, y, z, oppure rispetto a un riferimento, che può essere un bordo. In questo momento io, vedete come sono messo con gli assi? I, z, sì. X e y, per cui lo sposto in? Lo sposterai in x. Bravissimo, in x. Di quanto? 40. 40 mm. Ok. Voglio copiarlo o spostarlo? Vuole incollarlo, immagino. Scopiarlo, quindi vado ad abilitare, sì? Questa, sì, opzione. Sì, ah, ok, perché prima era sullo sposto. Esatto, okay, ho capito. Esatto. Okay. Quante copie voglio? Una, due, vabbè, tre, quattro, sì. 10, 100, 1000, una. Una. Ok? Confermo. Quindi io l'ho copiato, sì, spostandolo. Sì. Vedete? Ok, ok. Poi dovrei anche, cosa? Tu dici ruotare. Ruotarlo di 180. Ruotare, cioè, lo puoi fare. Però queste cose sono... scusa, questo qua, in questo contesto era più veloce un altro sistema. Adesso però, giustamente, facciamo un po' di prove. Io lo voglio ruotare di 180, ma rispetto a quale asse, rispetto a quale fulcro? Cioè io devo dargli un asse di rotazione. Deve dargli un asse di rotazione. Esatto, per esatto. Ipotizziamo. Come si fa a creare un asse di rotazione? Allora, io ipotizzo, voglio un asse di rotazione. Mi devo creare prima un asse, perché la rotazione è più veloce. Esatto. No, io posso creare o un asse oppure rispetto a un bordo. Okay. Okay. Facciamo finta che io voglio creare un asse, tipo questo. Io voglio... creare un asse, ma lo faccio anche così, vi faccio vedere diversi comandi, cioè prendete questa come l'occasione per vedere una diversa tipologia di comandi, no? Per cui voglio creare un asse, come faccio a creare un asse? Un asse lo creo dall'intersezione di due piani, ok? Oppure dall'intersezione di due facce. Io voglio creare, guardate bene, creare un asse, voglio creare un asse generato dall'intersezione di questo piano, ok? Premo il tasto CTRL e questa faccia. Okay. Per cui adesso io ho selezionato un piano e una faccia. Sì. E, okay, e da questa intersezione vado a generare un asse. Quindi faccio inserisci geometria di riferimento, asse. Ok. Quindi lui mi prende il piano, mi prende la faccia e mi crea un asse, vedete quello giallo? L'asse è creato all'intersezione del piano con la faccia che io voglio. Esatto, giusto? Esatto. Vedete che io ho generato un asse? Sì. A questo punto cosa faccio? Io voglio ruotare questo solido rispetto a questo asse di 180 gradi. Ok? Chiaro il concetto, chiaro il mio obiettivo. Quindi, ripetiamo insieme. Ruota. Rotazione, ripetizione, ah no, non è ripetizione circolare, no, scusate, no, è sposta e copia, no, ho sbagliato, funzione. Ma sposta e copia? Perché sposta? Perché non c'è, purtroppo hanno chiamato... Perché uno spostamento, sì, grado. Perché loro, cioè loro, questi da SolidWorks, hanno inglobato dentro questo comando due comandi distinti, che in realtà effettivamente non hanno ridotti, lo puoi vedere come uno sposta o come una copia.
In effetti non ha tutti i torti. Quindi facciamo noi una ruota, vedi? Sì. Ruota rispetto a che cosa? All'asse che abbiamo creato, Bravissimo, giusto? vedete che Funziona. io, vedete, fate caso a una cosa, che io mano a mano vado avanti, vado a selezionarmi la casella che mi interessa. Avete fatto caso? Io adesso Sì. questa casella diventa blu, perché diventa blu? Perché ci ho cliccato sopra? Perché ci ho cliccato sopra? Perché io, a me interessa dire rispetto a quale asse. E poi vado qui, Certo. vedete che mi avvicino all'asse? Quando io clicco sull'asse, questo input va direttamente qui. Chiaro? Quindi, Sì, a colorarsi azzurro, sì. esatto. Guardate che adesso io clicco sull'asse e tenete d'occhio cosa succede qua. Guardate, io mi avvicino all'asse. Clicco, guardate, osservate qui, vedete? Clicco, clic, vedete? Esce. E adesso io devo dire quanti gradi? 180, abbiamo detto, 180, proviamo. vedete? 180, perché non succede niente? Perché non succede niente? Perché io qua ho dimenticato, lui ha Il questo. solito riferimento, non le ha detto cosa? Esatto, bravissimo, non gli ho detto cosa, per questo non vedo nulla. Adesso mi avvicino qua, gli manco un dato. Vedete? Ok. Vedete? Sì, ok, Adesso, va bene. sì, adesso è messo così perché in realtà, Perché non è a metà? sì, Perché non è a esatto, metà l'asse in quell'asse? realtà ho sbagliato io perché devo tenerlo a metà. Vabbè, facciamo le Sì, cose fatte bene, giuste, dai. bene, bene. No, facciamo le cose fatte giuste. Vabbè, comunque, adesso vi faccio vedere una cosa, questa. Però io in realtà ho sbagliato perché devo scegliere la metà, ok? Come faccio a scegliere la metà? No? Giusto? Come si fa? Torniamo indietro. Vi faccio vedere un altro sistema, eh? Guardate, eh? Adesso io cancello questa roba qua. Fin qua è chiaro? Perché adesso io mi domandavo come faccio a scegliere la metà? Vi faccio vedere. L'asse allora non mi serve più. Non è vero che l'asse adesso io non utilizzo più l'asse. Utilizzo un altro sistema, guardate su questa faccia, faccio uno schizzo e faccio una linea che è L, mi sembra che sia L, mi sembra. Andrà a disegnarla Esatto, sulla sul punto parte forte, medio. però. La vado a disegnare sul punto medio di questo segmento. Bravo. Quindi vado qua, faccio uno schizzo perché a me serve un riferimento, capisci? A me, bravissimo, vado qua, faccio uno schizzo da cui vedete una caratteristica che quando io mi avvicino ai punti notevoli lui li aggancia, vedete? Sì, però la domanda che le faccio io è, se lei adesso disegna una linea su questa faccia, come fa a capire che è un asse e non è una linea di costruzione per fare altro? Magari io Ma parto lì sì, e è una un'altra cosa. linea, è vero, ma la posso usare come riferimento per la rotazione. Quando tu fai le rotazioni, non sei obbligato a utilizzare gli assi, puoi utilizzare anche una linea di riferimento. Ti faccio vedere. Non ho capito, però è Guarda, una cosa che voglio andare a cancellare, cioè se non mi certo. rimane dentro No, non no, lo no, voglio. ma ti faccio vedere. Hai ragione. Guarda, io faccio adesso. Poi una cosa che non mi piace a me, perché è grigio. Il solido e grigio anche lo schizzo. Quindi la prima cosa che faccio sempre è cambiare il colore al solido perché mi dà fastidio avere il grigio sul grigio. Io per il grigio sul grigio premo la U che qua non c'è e la impostiamo subito. Vedete che io qua ho quando vado qui e vado aspetto, vedete che c'è il comando aspetto. Quindi abbiamo detto personalizza, ripetiamo insieme. P sta per personalizza, poi tastiera, quindi che comando voglio personalizzare? Voglio personalizzare il comando aspetto, quindi digito qua aspetto, vado qui e premo che cosa? La U, Che sarebbe ok? la scala di grigio? No, U è una convenzione che ho utilizzato io per impostarmi nella mia tastiera perché mi sono reso conto con l'esperienza, un po' col tempo, che alcuni tasti si
si presentano con maggior frequenza di altri, alcuni comandi, per cui ho cercato di tenerle vicino. È solamente frutto di esperienza e basta, non c'è una ragione, non c'è altra ragione. Per cui vado qui, premo la U, che vuol dire cambia colore in sostanza, ok? Quindi è una scorciatoia. Quando vado qua, premo la U, mi si presenta velocemente questa, no? Ok? E gli do il colore arancione e confermo. A questo punto io posso ruotare questo oggetto rispetto a questo di 180 gradi. Va bene? Quindi, ripetiamo Sì, anche. insieme. Inserisci. Che cosa? Funzione. Quale funzione? No, scusa. Sbagliato. Aspetta, eh. Ah, no, giusto. Funzione. Quale funzione? Inserisci uno sposta copia. Ok? Poi, sposta copia mi dice ruota, quindi io scelgo, anzi lui mi propone cosa ruotare giustamente, io devo dire questo, vedete che mi propone, mi chiede che cosa voglio, lo vuoi copiare? No, non voglio copiarlo, voglio spostarlo, giusto? Poi qua mi dice che riferimento devo usare io per copiarlo? Devi usare questo riferimento. Vedete? Lo schizzo che ho creato io, va bene? E poi mi chiede quanti gradi. Vedete come si ruota? Beh, chiaro. E qua chiaramente metterò 180 gradi. Siccome io non ho scelto copia, lui cosa fa? Lo sposta ruotandolo. Chiaro? Era per rispondere alla tua domanda, no? Vedi, questo è, no? Io ho preso questo pezzo, l'ho spostato, l'ho ruotato e ho la certezza che è uguale. Poi cosa posso fare? Posso unire, poi dipende anche dall'utilizzo che voglio fare, o faccio una messa in tavola, oppure posso unire questo perché io in questo momento ho tre solidi distinti, vedi? In questo momento io dopo posso anche fare un CTRL U, che sta per unione. Quando ho tanti corpi, a volte durante la progettazione il fatto di avere tanti corpi divisi mi fa comodo perché lavoro in modo localizzato, ma a volte quando poi finisco il lavoro non mi è utile avere tanti corpi divisi. Di solito l'ultima operazione che faccio io è quando ho a che fare con stampi, ho a che fare comunque con strutture. Dipende, poi non è che è tutto uguale, dipende anche dal lavoro, no? Faccio CTRL U, unione, CTRL Sì, poi può unire perché sono elementi che non richiedono tipo una U. saldatura o una Esatto, lite. in questo contesto li voglio unire. CTRL U sta per unione, però voi non ce l'avete, per cui facciamo personalizza, quindi tastiera, va bene? Andiamo in tastiera e cerchiamo il comando U. Unione, non è questo, questa è unione di superficie e non mi interessa. No, il comando è abbina, scusate. Quella che avete visto è unione tra più superfici e poi magari che è un argomento un po' avanzato, ma ci torneremo. Quindi facciamo abbina, il comando è abbina. Vedete l'iconcina, è abbina, per cui è un CTRL U. E poi fai un bel conferma. Per tutte e due. Esatto. A questo punto cosa facciamo? Questo, vedete che a me questo schizzo qua a vederlo mi dà un po' fastidio. Non lo voglio vedere. Per cui che è questo? Per cui io posso fare nascondi. Vedete? Boom. Nascondo. Vedete che adesso non lo vedo più. Ma è un fatto estetico perché non mi. Ok? No, c'è ancora qui, è vero. Ma qua nella zona grafica lo vedi? Okay. Poi un'altra cosa che non mi piace è vedere la filettatura cosmetica, non mi piace, preferisco non vederla attraverso, per cui preferisco fare così, guardate, per togliere la filettatura bisogna andare qua, credo qua,
mostro notazioni, control Q, vediamo se è vero, se mi ricordo, sì, è vero. Quindi per togliere la filettatura cosmetica, vedete che adesso è scomparsa? Cioè, a volte magari vi fa comodo, a me personalmente non piace, però se la volete potete mostra annotazioni e vi fa vedere che questo è un filetto, insomma. Ok, quindi il comando è inserisci funzione, unione, abbina, vedete che è CTRL U, avete fatto caso? Sì. Ok, per cui facciamo CTRL U, CTRL U, che cosa? Aggiungi questo, a che cosa? A questo e a questo. Tra l'altro qua ci sono delle funzioni interessanti, colgo l'occasione, magari le vediamo dopo. Abbina a questa funzionalità, può aggiungere, può sottrarre, oppure può prendere gli elementi in comune di un solido. Sapete il significato di sta roba? C'era una cosa simile su Auto 4D, però se non Sì, ricordo. magari adesso lo guardiamo bene adesso, ma ok, no problem, ci soffermiamo su questo dettaglio. Quindi facciamo che cosa adesso? Un ok. Perché poi togli l'intersezione o roba del Esatto, genere. sì, adesso comunque adesso lo guardiamo. Vedete adesso cosa è successo? Guardate. Vedete? I solidi C'è un sono percorso tornati, ecco, di interazione. a uno, poi è tornato grigio. Se io torno indietro con la barra del tempo, guardate, vedete? Questa è la barra del tempo, torno indietro e vedo i miei tre solidini. Chiaro? Ok, adesso vi faccio vedere una cosa, già che siamo qua, velocissimo, giusto una cosa rapidissima, sulla funzione abbina. Allora, supponete. Adesso vi faccio vedere una cosa rapidissima, giusto due cose veloci. Ipotizzate che qua adesso voi fate su questa faccia, fate uno schizzo e fate un esagono, oppure un rettangolo, per cui faccio così, guardate. Allora, facciamo così, su questa faccia faccio che cosa io? Un esagono, ok? Perché voglio farvi vedere una cosa veloce, dopo lo cancello. Faccio un'estrusione, premo la E, ok? Premo la E e la faccio ad esempio cieca, anzi faccio così, visto che ho abilitato, ecco, ho abilitato l'Instant 3D. Quando avete abilitato questa opzione, voi Sì, se potete. vuoi dentro fuori, se Guarda, vedi che c'è la faccia vi faccio vedere, guardate, fuori, lui è da... guardate una cosa. Premo la D perché voglio quotare questo esagono. Per esempio, qua voglio dire che supponiamo che io questo ce l'ho a quant'è 13? Non leggo. Oh, è 13. Io lo voglio ad esempio 15. Okay. Il cerchio è il cerchio inscritto, ok? E poi dico. Voglio che questo sia estruso, premo la E. Ormai avete capito che E vuol dire estrusione, vero? Giusto? Non sto qua ogni Sì. volta a chiamare E. Lo faccio cieco, ad esempio, posso andare qua e poi magari dal lato opposto, quindi direzione, vedete che è direzione 1 e direzione 2. Io adesso abilito direzione 2, va bene? E vado su questo lato, Ah, no? ok. Ok, Direzione 1 e 2. direzione 1 è rispetto 1 e 2, cioè rispetto al piano su cui io ho disegnato l'esagono, vado nella direzione 1 22 mm e nella direzione 2 60 mm, chiaro? Magari facciamo, già che siamo qua, compiliamo qualche altro campo per renderci la vita un attimino più complicata. Metto anche lo sformo, attivo anche lo sformo, cioè cosa vuol dire lo sformo? Che io vado sì 22 gradi, vado sì con di sformo gli lascio 3 gradi, è chiaro? Sì. Com'è? E dall'altra Sì. parte Angolo 45. attivo
anche lì lo sformo e lì lo attivo di, anche lì lo attivo di, boh, quanto, 3 gradi? Siamo 3 Diventa anche qua, sì, lo gradi. sporco. Esatto. Lui estrude e va strema, rastremare, cioè vuol dire va su con un angolo ben preciso, cioè 3 gradi. Okay? Poi eventualmente potrei anche aggiungere, per complicarmi ulteriormente la vita, ok? La funzione sotti... Ah, tra l'altro potrei anche estrudere, guardate bene, attenzione qua ragazzi, potete fare 3 gradi verso l'interno o 3 gradi verso l'esterno, vedete? Vedete come sono messo? Interno o esterno? È chiaro? Poi, per complicarmi ulteriormente la vita, vado ad abilitare questa funzione. Vi faccio vedere giusto così avete un'idea un attimino più completa delle varie funzioni. No? La funzione sottile, che è presente ovunque. Cosa fa questa funzione sottile? Lui prende lo schizzo e gli dà, ad esempio, un 3 mm di offset. Vedete? Sì, lo allarga. Esatto, lo allarga di 3 mm e fa la corona esterna. Vedete? Posso fare... Allora, io adesso mi faccio 1 mm così per non avere tanta... Fa un offset di 1 mm, ok? E piano intermedio, ad esempio, guardate qua la differenza, eh? Se faccio direzione unica, lui prende 1 mm, offset di 1 mm e dopo comincia a estrudere. E il solido che risulta è quello di giallo, ok? Potrei in alternativa utilizzare il piano intermedio, quindi lui farà 1 mm, di cui uno di qua. No, 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 Sopra no, cinque sotto. no, no, uno e uno, attenzione, no, scusa, forse sto dicendo Ah, stupidaggine io. ok. Sì, hai ragione tu. Esso è 1 mm, hai ragione. 1 mm lo fa tutto, però se scegli piano intermedio, hai ragione, fa 0,505. Quindi totalmente, in totale sempre uno non cambia. Ok? Sì, signor Cerno. Direzione doppia, ecco, era questo che fa 1 e 1. Se tu metti direzione doppia, fa 1 di qua. Se lui si arrabbia, no, 1, lui non lo fa perché ci vuole un altro. Vedi che fa 1 di qua e 1 di là. Vedi, se tu commetti due direzione doppia, vuol dire che da una parte tu puoi fare due. Vedete che quella direzione doppia vuol dire che hai due distanze. 2 vuol dire che da qui parte e va a 2 mm, questa distanza. Nell'altro uno invece. L'altra invece va da qui a qui, va 1, è chiaro? Giusto per farvi una carrellata un attimino. E se poi abilitate questa estremità chiusa, lui tam, tappa. Tappa con che cosa? Con ipotizza 2 mm. Vedete come fa? Ok? Lui tappa questo e tappa anche dall'altra parte. Vabbè, in questo caso non mi interessa tappare, non voglio tappare. E dopo cosa faccio? Unisco il risultato? Sì o no? Io direi di no. Perché no? Perché volevo farvi vedere una cosa. Direzione 1. No, non unisco, non unisco il risultato. Io voglio il solido. Ok, vedete che adesso ho due solidi. Uno, e premo, vado sul solido e premo la U. Premo la U, cosa vuol dire? Che lo coloro. Era per farvi vedere adesso che ho due solidi, voglio farvi vedere, giusto per rinfrescarvi un po' la memoria, perché in AutoCAD funziona quella bina, ma leggermente diverso, per cui ve lo faccio vedere Sì. adesso prima. Quindi, adesso io ho preparato l'ambiente che mi serve. Ho due solidi disgiunti e andiamo a vedere come funziona la bina. Per cui facciamo Ctrl U. Ok? Quindi vediamo, allora aggiungi, è chiara la situazione, no? Lui prende questo solido e lo aggiunge con questo e lo fonde insieme, giusto? Seguite? Volete vedere? Yes. No, Ok, bene, bene. sottrarre che cosa vuol dire? C'è un corpo principale e gli sottrae un altro altri uno, due o tre corpi. In questo caso io voglio fare così, guardate, il corpo principale per me è questo e voglio sottrarre che cosa? Questo. Cosa succederà secondo voi? Caccerà di nuovo. Eh?
non lo so, io. Allora cancella vedete che vi faccio vedere, guardate, tac. Dice: vuoi mantenere tutti i soldi? Sì, in questo caso mi dico di sì. Guardate cosa ha fatto. Quindi è andato a sottrarlo. Vedete? Qualcosa di adesso vola. Avete visto cosa ha fatto? Sì. Vedete, lui ha sottratto. Guardate adesso cosa succede se invece questa si chiama sottrazione, è un solido e lo sottrae in un altro corpo. Guardate invece l'operazione inversa, giusto per curiosare. Adesso vi faccio vedere l'operazione inversa. Il corpo principale non è più questo, ma è questo. Non è uguale sottrarre uno, sottrarre l'altro. Guardate, io prendo questo corpo, questo corpo principale, li ho invertiti. Questo è il corpo principale e questo invece è il corpo da. Sì. Ok, guardate, secondo voi cosa succede? Rimane solo il verde. Sì. Rimane solo il verde. Confermo. Ma meno le parti in comune col bianco, il grigio. Esatto, vedete? Guardate. Cioè lui ha tolto tutte queste parti qui che erano in contatto. Così se fosse un coso di montaggio, tu così disegni le spine che ti servono. Puoi disegnare le spine che... Sì, poi questo dopo lo puoi calare in diversi contesti, lo puoi fare diverse cose, chiaro, poi ognuno... questo è giusto per capire che cosa fa. Guardate invece l'altro comando, che è comune, guardate. Quindi, guardate, io prendo il comune, dico... Io voglio le parti comuni tra questo e questo. Ok? Cosa succederà secondo voi? Tieni solo la parte in mezzo. Esatto, esattamente. Tieni le parti in comuni, che sono solamente i soli in comune. Cioè l'intersezione. Chiaro? Sì. Sì. Quindi questo è per... farvi vedere le potenzialità, poi dipende dal contesto, chiaramente un po' l'esercizio, un po'. Questo viene usato parecchio anche, cioè viene più che altro usato tantissimo per quando devi fare stampi, conchiglie, profonderie, queste operazioni vengono usate spesso, unione. Guardi, ok? Visto che diceva di mandarci degli esercizi, sì. Noi parliamo 10 minuti, potremmo andare, non so se vuole segnarsi le nostre mail, intanto che c'è ancora tempo. Magari me li mandi per cortesia via WhatsApp, che dopo... Ma io non ho niente, parliamo con Fabrizio. Sì, parliamo con Marco. Sì, mandalo a Marco, dopo me li mando via WhatsApp, mi manda l'elenco delle mail e poi mi manda l'esercizio, un PDF, e così la volta prossima, durante la settimana, fate la prova, e dopo con questi un esercizio base, dopo lo discutiamo insieme la prossima volta. Perché che dobbiamo farlo qua al lavoro, non può essere una cosa che dura ore e ore, no, perché abbiamo il computer. 10 minuti, 20, magari un'oretta, okay, no. Massimo, insomma, sì. Non è proprio un esercizio base, però l'importante è che voi, diciamo, ognuno lo fa per conto proprio, perché e dopo vi confrontate e vedrete che nel 3D ognuno prenderà strade diverse. Perché questa non è come l'AutoCAD dove per fare un pezzo, per fare una più o meno usi la stessa, cioè non c'è molto lì da fare. Nel 3D, per fare questo pezzo potreste utilizzare strade diverse. Quindi mandatemi via WhatsApp voi le mail, che dopo vi rispondo, vi mando il PDF stasera o domani, insomma. E poi la volta prossima lo discutiamo. Benissimo. Quindi stavamo dicendo, torniamo indietro un attimo, quanto abbiamo ancora mezz'oretta? Sì, no, ancora un quarto d'ora. Cinque minuti abbiamo, per quale gli altri qua che devono della partita. Ah, ok, va bene, allora qua finisco subito, 10 minuti e concludo. Questo lo salvo. Finora è chiaro, dopo vi mando la registrazione, per cui con calma ve la guardate. Ok, questa lo salvo e poi cosa faccio? Ok, questo l'ho fatto, lo salvo come esercizio 1. Qua non c'era corso SolidWorks, mi sembra, no? Non c'è problema, lo apro subito, facciamo un bel corso SolidWorks. Ah no, era qua forse. Guarda, io apro i documenti, guardate. Apro in documenti un corso SolidWorks, corso base magari, corso, esatto, corso base, giusto, bravo,
corso base SolidWorks, ok? E qua dentro gli metto esercizio 01. Scusa, ho sbagliato. Esercizio 01. Ok. Velocissimamente, proprio 5 minuti sono rimasti, ve lo dico al volo, facciamo la messa in tavola, dopo riprenderemo comunque, no? Per fare la messa in tavola bisogna fare così, crea il disegno da una parte, lui crea, qua andate a prendere il vostro template che è da aggiornare, che è comunque da personalizzare, io sto prendendo quello base, immagino, apro questo template, questo colonna. Ok, a questo punto che cosa facciamo? Scelgo il formato. È A4. A4, A3, quello che è. A questo punto vi dico, scelgo il formato. Lui prepara un po' di lavoro, prepara il template, il cartiglio, gli mette un po' di cose. Poi mi prepara qua sulla destra le viste da portare dentro. Io prendo questa vista e la metto qua. Adesso faccio le cose... Visto 5 minuti, ve lo spiego velocissimamente, dopo comunque le riprendiamo, non preoccupatevi. Che... Quindi, a questo punto, quando sono qui, posso andare qui, ok? Ecco qua una cosa che sto notando, che c'è la convenzione americana, perché non l'avete mai personalizzato questo software, probabilmente. Quindi io vado a prendere questa proprietà e vado a cambiare non tipo di proiezione, non terzo angolo, che è la convenzione americana, ma... primo angolo, che è la convenzione europea. Faccio apri, vedete qua adesso la differenza, vedete, questa è la convenzione corretta, okay. A questo punto io faccio un Ctrl S, che vuol dire salva, e vado a salvare nella stessa cartella dove si trova il 3D, vado a salvare, il nome file è identico, però l'estensione è SLDDR2, che è la sua messa in tavola, che è collegato, chiaramente. Cioè, quando vado a modificare il 3D, mi si modifica anche questo, ovviamente. Ora, velocissimamente, 5 minuti, come si fa qua per quotare? Qua sì, si può premere la D, premo la D, che è già personalizzata, chiaramente, vuol dire quota, vedete? Qua sì, premo la D e faccio. Allora, beh, qua, chiaramente, bisogna quotare. Prima di tutto bisogna sapere un po' come si quota, per cui un attimino penso che siete capaci di essere disegnate in infatti siete disegnati in AutoCAD sicuramente, non sono io a insegnarvi a quotare. Quindi qua cominciamo a quotare magari alcune, qua è molto semplice quello che posso dirvi, per esempio alcune funzionalità, ad esempio non so, cosa che trovo molto utile, questo tipo di notazione, sì, vado qui. Anzi, poi una cosa che a me proprio non mi piace, ma proprio non mi piace, non riesco a tollerare, su queste frecce qua che non le digerisco, per cui faccio opzioni, che non è collegata, per cui faccio, non è collegata, per cui facciamo così, guarda, facciamo così, facciamo così. Personalizza una cosa che voglio subito mettere a posto, e le opzioni, così la prossima volta mettiamo opzioni, che chiaramente opzioni è O, sì. E poi una cosa che voglio fare assolutamente subito è questa, vado in opzioni, le frecce io di solito non uso queste, ma uso un'altra convenzione che sono più carine, sono più compatte. Vi faccio vedere come modificare il template, ma è una cosa rapidissima. Se volete modificare ad esempio le scritte, vai in proprietà, questa è la proprietà del foglio, vai in quote. In questo momento io voglio modificare il disegno delle frecce, vedete qua, quote. Qua sono tutte le proprietà delle quote. Io le frecce non le voglio con questa proporzione, ma la proporzione che a me piace è questa, 1, 2 e 3. A me piace questa, quindi 1 la lunghezza, 2 la lunghezza d'acqua qua e 3 la lunghezza totale. La proporzione è perfetta. Tac. Ok, vedete com'è cambiata? Ok,
Ok, a questo punto faccio una quota, ad esempio anche questa, premo la D. Mi sa che è di andare. Allora, niente, concludiamo qua e andiamo avanti la prossima volta. Ctrl S, salviamo, Ctrl V, salvo e chiudo, ok? Ctrl V, salvo e chiudo, ok? Quindi noi ci aggiorniamo, vi mando l'esercizio, datemi l'email, vi mando l'esercizio e la prossima volta cominciamo a fare quei semplici esercizi. Ma il tempo sarà corretto, massimo. Poi magari l'esercizio lo fate due o tre volte, in modo che vedete che se lo fate la seconda volta sarete molto più veloci. Ok? Quindi vi consiglio, lo fate un giorno, aspettate un giorno, lo rifate lo stesso esercizio, ripartendo da zero e vedrete che i tempi si dimezzano a seconda volta che lo fate. Ok? Grazie mille per la lezione. Prego. Vi mando alla prossima e vi manderò il video prossimamente, così lo riguardate bene. Ok? D'accordo? Ok, grazie. Ciao ragazzi. Ciao.